Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Age of Empires 4. Proseguiamo la nostra campagna. Abbiamo completato l'episodio scorso, la campagna sui Normanni. Adesso andremo alla guerra dei 100 anni, pare. Il re d'Inghilterra entrò in guerra per rivendicare il trono di Francia. Nel mezzo di violente incursioni e devastanti battaglie, un torneo di campioni avrebbe sostenuto i valori della cavalleria. Vediamo. Nel 1350, ciò che oggi è conosciuta come la idilliaca campagna francese era un inferno in terra. Per più di 15 anni il popolo aveva sofferto per mano degli invasori inglesi. Non potevano sapere che questa guerra sarebbe durata per altri 100 anni. Ma in questo crogiolo di battaglie, carestie e pestilenze, sarebbe nata la nazione moderna della Francia. Il re d'Inghilterra Edoardo III restava a guardare con invidia. Desideroso di avere la Francia per sé, aveva aggiunto il giglio, il simbolo della Francia, al proprio stemma reale. Questa fu una vera e propria dichiarazione di guerra. E nel 1337 invase la Francia. Ma la Francia aveva già un re, Filippo VI. Mentre gli inglesi si facevano largo con il fuoco, l'esercito di Filippo e i suoi cavalieri marciavano verso di loro e giunsero di fronte agli archi lunghi inglesi. Un'arma semplice, ma la più devastante che i cavalieri avessero mai visto. Gli eroi della Francia perirono nella tempesta di frecce inglesi. La guerra travolse la campagna francese. Nel 1351 il conflitto si spostò in Bretagna. Una battaglia spicca fra tutte come espressione spettacolare di cavalleria e come simbolo del conflitto più ampio tra le due nazioni nemiche. Il combattimento dei Trenta è ancora celebrato qui in Bretagna. Fu una disputa tra due famiglie locali, supportate dalle fazioni opposte nella guerra. I comandanti francese e inglese risolsero la diatriba con uno scontro cavalleresco. Ognuno avrebbe scelto 30 campioni per combattere in campo neutro. La Francia si preparava a difendersi contro i migliori campioni d'Inghilterra. A 30 contro 30 per evitare, insomma, uno spreco di vite, probabilmente. Il capitano francese Jean de Beaumanoir, so come si pronuncia, arruolò 30 grandi combattenti per difendere le pretese sulla Bretagna da parte della Francia. Dalla parte opposta, i campioni più feroci d'Inghilterra erano pronti a rappresentare il loro re. Le due parti si scontrarono in un'arena di combattimenti cavallereschi. Eh sì, una cosa contenuta, però non penso che faremo solo 30 uomini o comanderemo, non so. Mi sembra uno scontro un po' piccolo. Insomma, finora abbiamo fatto battaglie, insomma, più numerose, comandato battaglie più con molti più uomini, quindi, anzi, con tantissimi più uomini, quindi, boh. Intenzionato a porre fine alla sofferenza dei contadini francesi, Sir Jean de Beaumanoir sfidò il comandante inglese. 30 campioni di entrambe le fazioni si sarebbero scontrati in un torneo per decidere le sorti della Bretagna.
Dopo aver trovato un accordo sulla Quercia di Mezzo come campo di battaglia, Sir Jean si diresse a cercare il sostegno dei cavalieri locali. Recluta campioni per combattere gli inglesi. Ma... Essendo lui stesso un cavaliere, Sir Jean seguiva le rigide regole cavalleresche che richiedevano la difesa dei contadini locali e la garanzia della pace. Questi non li posso controllare, ma... Andiamo, vediamo. Andiamo qua. Uccidi i lupi che attaccano gli abitanti del villaggio. Cos'è? Velocità di attacco. La maggior parte dei tornei medievali erano di natura amichevole, tenuti per sport e gloria. Ma il combattimento dei Trenta fu organizzato tra acerrimi nemici in guerra. Le razzie inglesi avevano colpito la campagna della Bretagna e messo in grave difficoltà la popolazione. Jean Beaumont può migliorare la velocità d'attacco degli alleati vicini, ho visto. Vediamo. Andiamo qui. Vabbè, qualcosa insomma di diverso dal solito. Per me ci sta. Qua, Olivier, Arrel può ripristinare la salute degli alleati feriti vicini. Vediamo. La ricerca di Sir Jean lo portò poi da Sir Geoffroy Dubois, i cui scudieri erano impegnati in combattimento con un distaccamento di arcieri con arco lungo inglesi. Vai, vai. Velocità d'attacco. I cavalieri avrebbero usato la velocità dei loro cavalli da guerra per caricare gli arcieri e sopraffarli. Non mi ero accorto che c'erano anche questi. Cos'è? Movimento. Gli arcieri con arco lungo inglesi caddero, ma i cavalieri francesi sapevano che il nemico avrebbe tentato di riconquistare la fortificazione in cima alla collina e si prepararono a ulteriori attacchi. Vabbè che gli eroi non possono morire, sono in due però. Anzi in tre, in tre. Attenzione. Facciamo così. Guarigione e velocità d'attacco. Sì, guarigione minima. Ancora. Beh, alla fine secondo me rimarranno solo i tre eroi. Va ancora qua. Quanti ce ne sono? Aspetta, guarigione, velocità d'attacco. Sir Geoffroy al suo fianco, Sir Jean aveva messo in sicurezza l'avamposto. Va bene, non siamo in quattro gatti, però. Andiamo di qua.
Sir Jean vide dei razziatori inglesi intenti ad attaccare una fattoria vicina. Campioni francesi hanno abilità riservate. Aspetta, ehi. Spaccatura. Demoralizza i nemici vicini. Va bene. Guarigione. Velocità d'attacco. Adesso sono in 4. Sì. Ok. I cavalieri francesi sconfissero i razziatori inglesi e Sir Guy de Rochefort si unì agli uomini di Sir Jean. Adesso andiamo qua. Un giovane cavaliere in cerca di gloria e onore bloccò un ponte lungo il cammino di Sir Jean. Vince un duello. Ah, proprio uno contro uno. Sì, ma vabbè, ma nel senso, lo vinco io per forza. Nel senso, il potere qui. Vabbè. Esatto, è meglio non alleati. Ammettendo con onore la sconfitta nel duello, Sir Yves Charel si unì alla causa. Questo potenzia la difesa, corazza. Variamo un attimo. Ok. Quercia di mezzo. Sir Jean entrò nell'area adibita al torneo e si preparò a scegliere i cavalieri che si sarebbero uniti a lui in battaglia. Seleziona campioni per combattere gli inglesi. Ogni cavaliere sarebbe stato accompagnato dai suoi scudieri, giovani nobili in addestramento per diventare a loro volta cavalieri. Seleziona due campioni. Beh, io seleziono quello che guarisce, magari. Ah, ok, infatti così. E magari questo demoralizza i nemici. Questo aumenta la velocità di movimento. Facciamo quello che demoralizza i nemici, dai. Ecco. Sir Jean aveva scelto i suoi campioni. Al sorgere del sole, le due parti scesero nell'arena, pronte per il primo round di combattimento. Ok, vado qui, non so. Sconfiggi i soldati inglesi. Round 1, vai. Velocità d'attacco. Guarigione. Spaccatura. Vai, vai. Adesso appena... Ah, a posto, vai. Ottenendo una facile vittoria al primo round, i campioni francesi lasciarono l'arena per recuperare le forze. Rinforza unità e sviluppa tecnologie. Mi dai in mano. Ok. Le corazze di unità possono essere potenziate. Lo sappiamo. Potenziamo i danni. Ah, velocissimo. Ok. Tutte e due. Qua serve 300 di oro. Ma non posso controllare. Non posso controllare le altre. Fatto. Ah, ritorna sul campo quando sei pronto. Ok. Quindi niente, 300 di oro non li abbiamo. Quindi sono pronto, sono pronto. Rinfrescati e rinvigoriti, i cavalieri francesi ritornarono nell'arena per un altro round di combattimento.
Sì, ma sempre loro. Il combattimento dei 30 stava per decidere quale nazione avrebbe controllato il Ducato di Bretagna. Ah, ma è vero che devono essere 30, quindi sono un po' pochini loro rispetto a noi. Ok. Vai, ammazziamoli. Aspetta. Velocità d'attacco. Spaccatura. Guarigione, vai. Che potrebbero anche arrendersi, invece no, muoiono tutti. Ok, trionfanti, Sergeant de Beaumanoir e i suoi leali cavalieri ottennero la vittoria. Il combattimento dei 30 aveva deciso il controllo della Bretagna in favore dei francesi. Le due fazioni non sapevano che sarebbe stato solo l'inizio di un'amara guerra che sarebbe sopravvissuta a tutti loro. Eh sì. Ah, vabbè, qualcosa di diverso. Mi è piaciuto, devo dire. Ok, vediamo un torneo di guerra. Un torneo di guerra, il combattimento dei 30 era la faccia sanguinosa della medaglia della cavalleria e dei tornei cavallereschi, ma era anche un ritorno alle origini. Nel 1350 i tornei cavallereschi ruotavano attorno allo spettacolo, all'intrattenimento e non più al combattimento. I cavalieri famosi si nascondevano nei padiglioni per uscire allo scoperto solo come colpo di scena. Le parate d'apertura mostravano cavalieri in tutta la loro gloria araldica, armati di spade spuntate, e combattevano solo per le ricche ricompense. Ma in origine i tornei erano un modo di addestrare i soldati in guerra. Nei secoli precedenti le giostre erano solo una parte dei tornei. Le mischie brutali con armi affilate erano altrettanto importanti. Rimanere feriti o morire erano cosa comune. Nei tornei più pericolosi si scontravano gruppi di cavalieri di nazioni opposte, soprattutto francesi e inglesi, che spesso si lanciavano in battaglia senza risparmiare colpi. Era questa la tradizione riportata in voga dal combattimento dei 30. Sì, ma se non sbaglio, oppure c'era anche il tipo il primo sangue, cioè chi sanguinava per primo aveva perso, cioè chi faceva sanguinare per primo aveva vinto. Ok. Vabbè, ci sono due video. Vediamo se uno dei due l'abbiamo già visto oppure da... No, ok, questo l'abbiamo già visto. Ok. Chissà perché lo ripropongono. Nella guerra dei cent'anni, gli inglesi usarono la tattica del terrore. Razziavano il territorio nemico per intimidire e provocare i francesi in battaglia. Veniva chiamata chevauchée. L'arma principale dell'incursione a cavallo era il fuoco. E uno dei metodi con cui veniva appiccato erano le frecce incendiarie. Challenge with incendiary arrows? Keeping them alight. Un tipo di freccia incendiaria era alimentato da polvere da sparo. We've got charcoal, got sulfur, and we've got saltpeter. Saltpeter is the main ingredient. The more oxygen you put into it, the hotter it burns. Of course, when it's on an arrow, when it's being shot, you've got a turbocharged airstream. Le sostanze chimiche venivano legate con del brandy, lasciate asciugare e versate in un sacco di lino. Una punta di freccia molto lunga viene inserita nel sacco e poi legata per fissarla. Poi viene sigillata immergendola in resina bollente. La resina, che di suo è infiammabile, fornisce un involucro impermeabile e scherma la polvere da sparo ardente, così che il vento non la spenga in volo. Now that looks deadly. And I really want to shoot it. Il tempismo nello scoccare una freccia incendiaria è tutto. Troppo presto e si spegnerà.
troppo tardi e si ritorcerà contro come un drago. That was just evil. That was great. Chevauché significa incursione a cavallo e veniva realizzata da soldati a cavallo della cavalleria leggera. Saccheggiarono oro e argento dalle chiese, oggetti di valore dai cittadini benestanti e cibo e bevande in abbondanza da chiunque. Una chevauché faceva terra bruciata in guerra per creare malcontento tra i sudditi del nemico e magari farli addirittura rivoltare contro il loro re. In guerra a un esercito serviva una battaglia decisiva. Una chevauché serviva a provocare il nemico per farlo uscire allo scoperto. Sì, romper le balle, praticamente. Vabbè. Continua, andiamo. Dopo la vittoria del combattimento dei 30, la Francia subì delle razzie devastanti per mano del principe nero d'Inghilterra. Ma il re Giovanni di Francia si stava avvicinando. Giovanni raggiunse gli inglesi vicino alla città di Poitiers nel settembre del 1356. L'esercito francese contava migliaia di uomini in più di quello inglese. Re Giovanni prese parte alla battaglia, ma quella che sembrava una vittoria certa per la Francia si trasformò presto in un incubo. Gli archi lunghi inglesi devastarono l'esercito francese. Una pioggia di frecce distrusse la forza principale. Poi gli inglesi catturarono Re Giovanni e la battaglia finì. La battaglia di Poitiers fu un'altra catastrofica sconfitta per i francesi. Gli inglesi distrussero la maggior parte della nobiltà francese in un solo giorno e rivolsero l'attenzione su un altro bersaglio, la capitale, Parigi. Gli invasori marciarono incontrastati su Parigi. I resti delle mura medievali di Parigi sono visibili ancora oggi. Gli inglesi si avvicinavano e gli abitanti del posto, terrorizzati, cercarono riparo dietro le mura. La capitale della Francia avrebbe resistito alla potenza micidiale del principe nero. Gli inglesi erano in marcia su Parigi, mentre i parigini si rifugiavano dietro alle mura della capitale. L'esercito francese si preparò a difendere la città. Sola determinazione e spesse mura di pietra avrebbero fatto la differenza tra la vittoria e la sconfitta. E per questo mi sono sempre piaciuti gli archi. Sono potenti in massa, ovviamente. Il principe nero aveva razziato la campagna francese senza pietà e ora l'esercito era arrivato per conquistare la capitale. Gli inglesi erano alle porte. Spettava all'esercito francese e al popolo di Parigi difendere le mura della loro fiera città. Si spera, cioè, difendi Parigi. Si spera. Allora, aspetta. Sperando di evitare lo scontro aperto, i francesi iniziarono a fortificare la città, presidiando le mura e radunando ogni soldato disponibile. Un attimo, che qua alle case non devo pensare. Porta i tuoi abitanti del villaggio a Parigi. Ah, ma sono tutti fuori? Manons,
Ma dove va? Ma lei, mentre venga i qua. Francesi affrettavano i loro preparativi, diversi distaccamenti di soldati inglesi furono avvistati in avvicinamento alla città. Aspetta, qua c'è. Allora, guarda cosa facciamo. No, prima li devo riunire tutti. Ok, almeno capire. Ma questo va da solo, cioè. Aspetta. Inizia su tre lati. Un po' problematico. Non so dove iniziare. Aspetta, dov'è il centro città? Ah, no, questo è il mercato. Arsenale. Loggiamenti. Ma non c'è un centro città qua. Ah, questo, ma no, ok. Allora, fammi fare qualche omino. Ma non so se... Se no mi faccio distruggere qua le cose e li rallentiamo praticamente. Gli inglesi non mostrarono alcuna pietà, facendosi strada verso Parigi tra fuoco e fiamme, attraverso tre strade, ognuna delle quali era sede di villaggi e fattorie che rifornivano la capitale. Allora, voi, perché a me serve il legname, a quanto ce n'è qua. Fa legnameria. Venga dentro lei. Aspetta. Come obiettivo fallito? Ma ce n'era ancora uno. Ah, questi qua. Ma questi qua sono. Questi qua sono nascosti su. Vabbè, dai. Aspetta. Ok, attaccate lì. Anche iniziato subito. Ok, fate così. No. Avendo colpito il fronte inglese, i francesi avevano rallentato l'avanzata del nemico. Ok. Ma allora. Ok. Ok. Poi qua li abbiamo eliminati. Però me ne servono altri, ovviamente. Ah, qua non possiamo solo fare potenziamenti. Qui fabbro, arsenale, alloggiamenti. Ah, voi, carissimi. Aspetta. Scusate. Perché non mi mette in coda le cose? Perché non ho legname, ecco perché. Aspetta. Madonna, no, venite qua un attimo. Ok, tu qua. E voi che non fate niente. Dove sono? Qua, ok. Voi, anziché stare qua a far niente, venite qua. Guardali questi. Spostatevi qua. Qua c'è della pietra. L'ho vista adesso. Qua ne arrivano ancora. Allora, l'inizio è traumatico, come sempre. Cavalleria. Potenziamola pure. Facciamo questi. Qualcosa dobbiamo fare. Sotto attacco. Sono tanti, però sono troppi. Questi moriranno tutti. Allora, non c'è nessuno che non fa nulla. Qualche altro uomo. Li metto più che altro a fare le fattorie, così almeno. Ah, va che arrivano anche di qua. Ah, questi qua. Aspetta. Venite qua. Voi correte. Non pensavo arrivassero fino lì, francamente. Spero non muoiano, ma mi sa che moriranno malamente. Facciamo sti soldati. Arciere. Un po' di arcieri servono assolutamente. Ecco.
Cazzarola, andate via. Il fatto è che mi servono le risorse. Qua dentro non c'è. Ah, forse qua dovevo mettermi. Dai. Vediamo. Poverini. Poverini. Ah, c'erano anche loro. Vabbè, mi erano sparsi ovunque. Io non lo so, erano anche questi qua. Come fai a metterli così? Io continuiamo a fare soldati. Ah, questi non fanno nulla. E aspetta, venite qua. Fanne ancora. Fanne ancora. Facciamo le fattorie. Vabbè, niente. Hanno distrutto tutto. Qui c'è ancora qualcuno. Sì. Ok, dai. Vabbè, qualcuno è morto. Mi spiace. Ok, questi qua. Questi adesso si mettono qua. Velocizziamo la raccolta di legna. Mentre i francesi continuavano a radunare i loro eserciti, gli inglesi conquistarono l'ultimo dei villaggi circostanti e avevano quasi circondato Parigi. Mi spiace. Migliora. Aumenta i danni. Ma ci vuole l'oro. Beh, che posso? Dov'è il mercato? L'ho visto prima. Vendere un po' di cibo. Voi. Ah, anche qua c'era un po' di legna. Vabbè, agire in fretta non mi fa vedere le cose. Qua però. Qua non c'è spazio. Non c'è spazio. Volevo fare le fattorie, ma è per forza qui devo farle. Ok. Così. Va, va, madò, ci ha circondati. Facciamo questi. Potenziamo, poi. Con la campagna in fiamme e gli inglesi ai cancelli della città, l'esercito francese si preparava alla battaglia. Sì, sì, siamo in quattro ora gatti. Ora la capitale qua sarebbe stata messa alla prova. Le possenti mura di Parigi avrebbero resistito contro il temibile assedio inglese? Bella domanda. È studiata male questa città, scusate. La guardia parigina diede l'allarme mentre gli inglesi iniziarono il loro primo assalto alle mura della città. Vediamo, allora. Beh, si attaccano uno alla volta, guarda. Venite qua. Così. Ecco, vai, vai. Noi dobbiamo fare continuamente soldati. Fai questi. Fammi anche questi, ma non ho più oro. Perché devo fare anche persone. Ah, però qua gente comunque ce n'è. Fammi qualcuno che va qua. Però secondo me a un certo punto attaccheranno in massa. Ho idea, comunque e da più punti. Non penso che continueranno. Vedi, sconfiggi le ondate. Mi serve. Tu aspetta. Avamposto, costruzione difensiva. Non puoi farmi. L'esercito francese combatté con coraggio, respingendo il primo attacco inglese. Un po' così. Ok. Dove sono i miei venite qua. Ritiratevi. Ok. Oro. Ma facciamo questi. Fabbro anche. Questi potenziamenti. Mo attaccano di là. Punto. Venite qua, venite qua. Qui.
Ok. L'80. Devo anche potenziare. Vabbè che non si incastrano, dai. Sì, facciamo questi che poi li potenzio, va. Ok. Fammi qualcuno qui che faccio altre fattorie. Faccio altre fattorie, però io volevo farle dietro. Caracca. Allora, qui fortifica e fammi feritoie. Questi muoiono. Tornate qua. Ritiratevi. Fortifica, feritoie. Volevo fare un mulino, però non c'è spazio. Non so dove farlo. L'avrei fatto qui, ma non c'è spazio. Qui non c'è spazio, sono le case. C'è. Facciamolo qui, anche se non è bello. Cioè, adesso attaccano di là. Venite qua. Potenziamo questo. Aumenta la corazza, aumenta tutto qui. Ok. Voi quattro fate. No. Aspetta. Ok. Forza. Così. Ne ho fatta una in più, mi sa. Aspetta. Ecco. Dovete stare qui, signori. Nonostante fosse stata fatta breccia nelle mura di Parigi, i francesi potevano ancora difendere la città. Aspetta. Almeno finché i suoi potenti luoghi storici avessero retto. No, aspetta. Io volevo fare il cancello. Ecco. Come cavolo funziona, però? Aspetta. Mura di pietra. Non me lo fa fare. Maledetti. Perché devo continuare a far soldati, ma. Guardare più. No, così. Così. Fronti. Dai che muore. Ok. Ma dove va questo? Ok. Ok, mica troppo. Visto, adesso attaccano di qua. Ma non riesco a... Porca vacca. Guarda tutto, Sì. No. Come al solito mi danno sempre poco tempo per prepararmi. Poi gli edifici sono disposti in maniera reimpostata. Io mi trovo male. Inutile salvare. Ora devo ricominciare da capo, mi sa. Guarda qui. Aspetta, ci proviamo. Venite qua. C'è qualcuno che dorme, sì. Così. Voi. Qua è da solo a costruire le mura. No, aspetta. Perché comunque le risorse ce le ho. E posso fare le unità. Il problema è cazzarola. Guarda di qua. Guarda di là. Fai così, fai cos'ha. Adesso sto finendo anche il cibo. Ma no, questa. Aspetta.
sta muore. C'è qualcuno che non fa nulla, sì. Ok, oh dai, dai, qua l'abbiamo ricostruito intanto. Però... maledetto. Cavacca. Sta Ariete rompe le balle. Guardate che sti qua non fanno niente, mi sa, vanno solo in giro. Cioè... Ah, ma gli abitanti lanciano il fuoco, attenzione. Attenzione. Ma no, hanno spondato di qua. No, 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 la lasciamo perdere. Rifaccio da capo, perché quando è così è meglio rifare. Allora, ragazze e ragazzi, stavolta mi sa che va. Sembra stia andando un po' meglio. Ho fortificato con le torri qua intorno. Ecco, qua manca. Ok. Ho fatto più uomini, ho fatto il... come si chiama? Il monaco. Ah, c'è uno. Aspetta. Dov'è che attaccano? Maledizione. Purtroppo sono riuscito a fare solo... un... Oh, madonna, sana, questo va eliminato. Assolutamente. Vieni qua. Vieni qua. No, c'è anche la gente. E vabbè, ho preso in mezzo. Nonostante fosse stata fatta breccia nelle mura di Parigi, i francesi potevano ancora difendere la città. Almeno finché i suoi potenti luoghi storici avessero retto. Venite qua, venite qua. Le difese francesi della capitale rimasero salde, facendo cadere ogni invasore inglese uno dopo l'altro. Aspetta, che questi gli ho... Starti. Colpite questa. Oh. Ritiratevi qua. Voi. Aspetta, perché qua... Ok, aspetta. Lo sai che faccio? Così. Ecco, e fammi... Poi, ecco, così. Ah, vai, costruite un altro monaco. E poi potenzia la cura. Ok, ok. Aspetta, perché qua sta arrivando un'altra ondata. Fagli andare qui, che non devono allontanarsi troppo, sennò è un casino. Poi fammi... Ah, ho finito l'oro, porca vacca. Devo vendere. Vendi, vendi, vendi. Fammi i cavalli. E qua devo continuare a fare assolutamente arcieri a go-go. Ho finito anche il cibo. E qua mi sfondano tutto. Dov'è? È la gente che non fa niente. Vieni qua. Appunto. Venite qua. Aspetta. Ok, ricostruiamo. Costruiamo. Aspetta, Ok, venite qua voi. Presto. Presto. Cancello. Ok. Ok, continuiamo a fare qualche potenziamento. Qua li ho fatti. Corde, 450. Subito. Subito, subito, subito. Ok. Si prendono una pausa? No, figurati. 9 che non fanno nulla. No. Disboscate qua, grazie. 5 che non fanno nulla. Dove sono? Ah, andate via voi.
Andate via. Aspetta. Su due fronti, bastardi, aspetta. Ok. Qua stanno sfondando voi. Aspetta. Aspetta. Fate, no, fate così. E poi fate così. Non ce la fanno. E dopo ricostruiamo, aspetta. Porca vacca. Vabbè, anche se distruggono la torre. Beh, aspetta un attimo. Dammi un po'. Sì, un po' di questi. Uno. Posto, venite qua. Tutto a costruire le mura ci mettono 30 secondi. No. Poi tornate qua, va, dovete andare tu. E aspetta. Vabbè, ma cavolo. Aspetta. Ah, però qua in realtà no, aspetta. Il nemico sembrava sempre più disperato, mentre i suoi ranghi si indebolivano e le sue speranze di vittoria svanivano. Ma vedi, in realtà qua stanno bene. Allora, continuiamo a fare però. Aspetta, vendi. Arrivano da lì. Allora, qua. Ok. Questi sono i riparatori. Fatemi così. Ah, i mangani. Così. Fate così perché quelli. Guardali. Aspetta, di qua, dove andate? Monaco è morto, vabbè. Via, andate qua. Così. Pioggia di frecce. Qui sono tanti però, Ritirata. Fammi farne un paio. Ok. Via un attimo. Facciamo così. Ok. Arriva. Aspetta che sto guardando. No, tutto sano. E poi venite qua. No. Ancora. Ok. Da dove? Da qua. No, questa era danneggiata. Vabbè. Non me ne sono accorto. I trabucchi, via. Uno, due e tre. Ok. Venite indietro. Adesso vendo un sacco di oro. No. Ok. Devo fare un sacco di cavalieri qua. Ok. Monaco. Ok. Dove sono? Ah, stanno riparando. Ma qua bisogna riparare subito. Ok.
Dopodiché qua qua mi sembra sano, mi sembra tutto sano. Poi venite qua, ecco. Ok, fatene altri così. Ah, non c'è. Urca, aspetta, c'è poco cibo. Ma c'è gente che, perché qua magari tra una lotta e l'altra. No, sì, non mi sono accorto. Così. Vai, vai, vai che muore. Ok. Hanno riparato, hanno fatto in tempo. Oh, monaci. Aspetta. Grazie. Porca vacca qua. Un po' di gente. Vada di qua. Devo dividere in tre le forze. Sì, ma andate però. Andate, andate. Qua stanno sfondando. Qua resistono. Due. Vai di qua. Adesso voi. Andate. Andate di qua. No, no, da dentro però. Sennò voi mi attaccate chissà chi. Da dentro, da dentro. Venite qua. Ok, voi. Ma che resistono, resistono. Vai, vai. No. Cazzarola, venite via. Venite via. C'è qua, qua c'è un monaco. Qua hanno sfondato. Caracca. Dai che ce la facciamo. Allora, venite qua. Qua ce la fanno. No. Andate qua. Andate. Ah, perché qua mi stanno. Voi. No. No. Annulla, annulla. Cancella. Oh, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, nonostante abbiamo le mura sfondate. Sconfitto e demoralizzato dalla forza delle difese francesi, l'esercito del principe nero abbandonò l'assedio della capitale. Parigi festeggiò la vittoria, ma non fu l'ultima prova che i francesi avrebbero affrontato nella lotta per vincere la guerra. È stato il secondo tentativo, vabbè che ero più preparato ovviamente. Sono riuscito anche a salvare tutti i cittadini. Però qua è stato un po' complicato, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ok, beh, perché ero pronto. Però appunto non, quando capita così che devo agire velocemente, vado un po' nel panico all'inizio. Edoardo, il principe nero, ispirando ammirazione e terrore in egual misura, Edoardo, il principe nero d'Inghilterra, era un eminente guerriero dei suoi tempi. Durante la battaglia di Poitiers del 1356, Edoardo si scontrò con un esercito francese in superiorità numerica, ma usando abili tattiche riuscì a cambiare le sorti dello scontro. Indusse i cavalieri nemici a effettuare cariche senza supporto e poi schierò i suoi arcieri con arco lungo e cavalieri per colpire i fianchi indeboliti. Alla fine della giornata è riuscito a distruggere le forze nemiche e catturare il re francese. Nonostante il trattamento gentile riservato ai suoi prigionieri gli avesse fatto guadagnare la reputazione di essere cavalleresco per il popolo della Francia, Edoardo era un mostro. Il principe nero era famigerato per la brutalità delle sue razzie nella campagna, durante le quali incendiava e saccheggiava centinaia di villaggi senza pietà. Nel bene o nel male, il principe nero è il modello di cavalleria inglese della guerra dei cent'anni. Poi abbiamo corazza piastre.
I campi di battaglia della guerra dei cent'anni erano ricchi di pericoli. Per difendersi da queste armi, venne sviluppato un nuovo tipo di corazza. La corazza a piastre. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. Forniva una protezione notevole e fu una conquista tecnologica straordinaria. Now, one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out of the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see, it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Non era solo la forma a renderla resistente, ma anche il modo in cui veniva lavorata dall'armaiolo. Now the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. L'arte dell'armaiolo era tale da poter giudicare a occhio nudo la temperatura del metallo, gestendo il calore per rendere il materiale più resiliente. La combinazione tra metallo temprato e forme rigide faceva sì che la corazza non risultasse troppo spessa o pesante, rendendola più facile da usare. Una corazza a piastre di qualità aveva anche uno svantaggio: era molto costosa. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Al meglio, il cavaliere corazzato era invincibile. Ma la corazza non serviva solo per la difesa. Era anche un'arma e una dimostrazione del potere e del prestigio del cavaliere. La corazza trasformava chi la indossava in un'opera d'arte. Beh sì, anche se in realtà, vabbè, ovviamente dei punti deboli c'erano, cioè le giunture praticamente. Però ovviamente era una protezione completa, la più completa probabilmente.